Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Un cordiale buongiorno e buona domenica da parte di tutta la redazione di ETV. In apertura di questa nostra prima edizione di telegiornale parliamo della situazione di Piazza Aldrovandi, perché quella appena trascorsa è stata una notte tranquilla. Si sono presentati ieri sera e sono rimasti per tutta la notte gli agenti della polizia locale, ben 4 pattuglie, come vedremo nelle foto che ci sono state inviate dai residenti. Gli stessi residenti hanno detto siamo soddisfatti e incontreranno già domani pomeriggio l'amministrazione comunale dopo il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si terrà invece domattina. È quella che si apre la settimana degli incontri dei vari comitati, perché come sentiremo anche nel nostro primo servizio, giovedì ci sarà un altro vertice tra l'amministrazione comunale e i comitati di Via Petroni e non solo, proprio per discutere l'alto rumore provocato dalle movide. Ma sentiamo il servizio. 4 pattuglie della Polizia Locale di Bologna hanno presidiato fino all'alba Piazza Aldrovandi. Gli agenti affiancati da street tutor e ausiliari hanno evitato l'ennesima notte insonne dei residenti che da tempo lamentano una situazione insostenibile e così hanno potuto godere di una notte di riposo e silenzio almeno contenuto. Siamo soddisfatti per come è stata gestita la notte appena trascorsa, ci ha riferito l'avvocato Barbara Guidicini, che assieme ad altri cittadini nei giorni scorsi ha scritto una lettera al sindaco di Bologna Matteo Lepore e al questore Isabella Fusiello, nella quale si chiedeva un intervento rapido e risolutivo per la movida che da sempre ha tolto ore di sonno ai cittadini. Una prima risposta da parte dell'amministrazione c'è stata. Il confronto prosegue lunedì pomeriggio dopo la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, fissato invece la mattina. Quella che si apre sarà una settimana dove non mancherà i confronti con i cittadini e comitati di tutta l'area della zona universitaria, un quadrilatero quasi silenzioso di giorno e scatenato di notte. Lo sanno bene i residenti di Via Petroni, che lo scorso fine settimana hanno fatto rilevare da un tecnico abilitato il livello di suono e dei rumori nelle ore notturne. L'esito, che sarà presentato giovedì 12 in un incontro che i 15 comitati avranno con il capo di gabinetto Matilde Madrid, non sono incoraggianti. Si parla di 122 decibel superiori al livello consentito dalla legge. E adesso andiamo a Casalecchio di Reno, dove c'è stato il bomba dei operazioni di rimozione delle due bombe gemelle che si sono concluse nella tarda mattinata. Per Casalecchio di Reno la rimozione degli ordigni bellici sta diventando quasi una consuetudine. Nel giro di pochi anni infatti è la quarta bomba day che il comune bolognese affronta con tutte le precauzioni del caso. Così è stata anche in questa giornata, che ha visto disinnescare da parte dei ingegneri dell'esercito effettivi al reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore i due ordigni bellici rinvenuti durante un cantiere. Si tratta di due bombe d'aereo gemelle del peso di circa 500 libbre di fabbricazione statunitense, che sono stati rinvenuti in pessime condizioni di conservazione ma ancora attive. Quasi 3.000 persone interessate, le operazioni si sono svolte tranquillamente, abbiamo iniziato un po' dopo l'orario previsto alle 7:30, ma abbiamo concluso direi intorno alle 9:15 e quindi l'operazione si è svolta nei migliori modi. È la quarta operazione a Casalecchio, quindi siamo già molto attrezzati, quindi grazie a tutti e speriamo di non averne un'altra. Soddisfatto per il coordinamento tra le varie istituzioni coinvolte anche l'assessore alla sicurezza e protezione civile Paolo Nanni. 34 uomini impegnati della polizia locale, 100 uomini in forza venuti da Bologna, gli elicotteri, la protezione civile a livello regionale. Nel giro di
due ore scarse si è terminata l'operazione, quindi ormai la macchina è oliata, causa anche il fatto che siamo al quarto ordigno, quindi da questo punto di vista insomma siamo organizzati in tutto e per tutto. Una donna di 48 anni, residente a San Pietro in Casale, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna per un trauma cranico riportato a seguito di una caduta avvenuta durante un'escursione lungo i salti delle cascate del Doccione, frazione di Fellicarolo nel Modenese. L'intervento del soccorso alpino Emilia Romagna, stazione Montecimone, è stato attivato ieri pomeriggio intorno alle 17. Gli operatori del SAER, che vediamo qui in opera grazie alle foto inviate dallo stesso SAER, sono giunti sul posto, hanno prestato le prime cure alla signora, poi l'hanno stabilizzata. Nel frattempo l'eliambulanza, alzatasi da Pavullo, l'ha trasportata all'ospedale di Maggiore di Bologna. Una giornata dedicata a caregiver, figure fondamentali nell'assistenza. Rimaniamo in tema sanitaria dunque. A promuoverla è l'azienda ASLA di Bologna, nella casa della comunità di Porto Saragozza. I caregiver sono eroi della quotidianità, ha sottolineato il direttore generale dell'ASLA, Paolo Bordon. Sentiamo il servizio di Giuseppe Pilloni. Anziani, persone disabili, con disagio mentale o semplicemente malate, ogni giorno possono contare a più livelli sui propri cari, dai bisogni emotivi a quelli psicologici, dalle necessità fisiche a quelle assistenziali. I caregiver familiari si prendono cura dei bisogni del parente, spesso sacrificando tempo ed energie personali. Valorizzare il loro impegno quotidiano, offrire uno spazio di ascolto, riflessione e confronto sulle buone pratiche e sulle risorse presenti sul territorio per sostenerli è stato l'obiettivo dell'iniziativa Tante Voci, Una Voce. I caregiver si raccontano, promossa dall'azienda USL di Bologna in collaborazione con il Comune, la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e le associazioni di volontariato, la Casa della Comunità Porto Saragozza. I caregiver sono tantissimi, perché noi possiamo, diciamo, censire quelli che sono cosiddette badanti, persone esterne alle organizzazioni familiari, ma molto spesso i caregiver sono i familiari stessi, i genitori, i fratelli, sorelle che si prendono carico delle persone in momenti di fragilità, quindi sono un esercito infinito che lavora in una rete, per fortuna, una rete di servizi dove l'azienda sanitaria è sicuramente protagonista, ma anche i servizi comunali, dove ci sono altre associazioni di volontariato. Ecco, il caregiver è una persona che è difficile, che lavora un po' nascosta, che non emerge, che sta nel silenzio. Quindi l'idea di dargli voce, di non soltanto di renderli protagonisti per un giorno, loro sono gli eroi della quotidianità. Allora questa consapevolezza, secondo noi, si rafforza aumentando il dialogo, sentendo le loro esperienze, coinvolgendoli. Da questo punto di vista l'azienda sanitaria ha in ogni distretto un punto di informazioni e di accesso per i caregiver, che è una cosa abbastanza rara nel panorama dell'offerta dei servizi nel Servizio Sanitario Nazionale. Siamo consapevoli che per fare un ulteriore passo avanti c'è, ad esempio, la necessità riscontrata più volte di agire sulla formazione del caregiver, no? Soprattutto quando si fa carico di persone con patologie o con problemi complessi, dove non basta l'azione dell'azienda sanitaria, ma serve quell'accompagnamento, quell'aiuto. Ecco, la formazione è importante, rende più autonomo il caregiver stesso, nella consapevolezza che l'empowerment sul caregiver aumenta consapevolezza, si sente più utile e anche più gratificato da questo ruolo. Una grande tavolata nel cuore di Bologna per raccogliere fondi per la ricerca e quanta promosso da Bimbo Tu, ed è stata accolta questa iniziativa da tanti bolognesi che hanno cenato sotto le due torri, e per noi c'era Simona Iannessa. Una bellissima serata, soprattutto un contesto meraviglioso. Come è venuta questa idea? Beh, effettivamente è una cosa che toglie il fiato. L'idea è venuta da un caro amico della Banca di Bologna, dal dottor Ferrari, che ha detto: "Beh, dovremmo fare quello che succede a Parma". Questa è una cosa che succede a Parma, la cena dei mille, e noi l'abbiamo riportata, però con un taglio sociale. Quindi ecco che c'è il sapore migliore di questo cibo.
E questa è una serata che ha una fortissima vocazione sociale. Il ricavato, l'utile di questa serata verrà devoluto alla Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche, perché la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche ha un progetto importantissimo, che è quello di creare il Bellari Research Center, il centro di ricerca per le scienze neurologiche al Bellari, nella nostra città. E da qui nasce il nome, Be Great, perché Bologna deve essere grande e Bologna può diventare grande. Bimbo Tu ha voluto sottolineare insieme a ASP, Città di Bologna, che la cosa deve essere fatta ora. Adesso dobbiamo costruire il Bellari Research Center e questa è una serata magica, anche perché produrrà questo grande traguardo. Città di Bologna è commovente, perché non solo si dona, si presta, vedete, noi siamo qui ospiti di una Bologna che ci accoglie a braccia aperte, e i cittadini bolognesi non smettono mai di stupirmi, perché nel giro di un mese abbiamo venduto più di 800 biglietti. Più di 800 biglietti vuol dire che proprio le persone ci credono, e che credono a quello che ha fatto Bimbo Tu, e che quello che Bimbo Tu fa, che farà nel tempo. Perciò io non posso non che essere grato a tutti i cittadini bolognesi, alle donne bolognesi, alle famiglie bolognesi, che tutte le volte sono capaci di stupirmi in questa maniera. E adesso vi portiamo a Dublino, presso la National Gallery of Ireland, dove resterà aperta fino a fine agosto una mostra interamente dedicata alla pittrice bolognese Lavinia Fontana. Un riconoscimento alla grande artista, prima donna ad aver successo come pittrice, ma anche alla nostra città. Sentiamo tutto nel servizio di Massimo Ricci. Si è aperta a Dublino la grande mostra personale Lavinia Fontana, Trailblazer, Rule Breaker, che la National Gallery of Ireland dedica alla celebre artista bolognese. Tra i massimi rappresentanti della pittura tardo-manierista in Europa, Lavinia Fontana è considerata da molti la prima donna artista a raggiungere il successo professionale al di fuori dei confini di una corte o di un convento. La pittrice fu la prima donna a gestire una propria bottega e la prima a dipingere pale d'altare pubbliche e nudi femminili. Mantenne una carriera attiva dipingendo per molti mecenati illustri e assumendo al contempo il ruolo di moglie e madre. La mostra riunisce una selezione delle sue opere più apprezzate, provenienti da collezioni pubbliche e private internazionali, come viene spiegato in queste interviste realizzate a Dublino grazie alla collaborazione di Antonella Zangaro. Qui a Dublino abbiamo 66 oggetti in mostra, in una mostra dedicata esclusivamente di Lavinia Fontana, e questa è la prima mostra per più di 20 anni dedicata esclusivamente a Lavinia Fontana. E abbiamo molti dipinti, ma anche abbiamo disegni e altri oggetti come tessuti, documenti del periodo, e ci danno un finestra all'epoca di Lavinia. Lavinia Fontana era la prima donna ad avere successo professionale e economico come pittrice, e che divenne una celebrità pittrice del suo tempo. E anche Lavinia Fontana aveva un apprezzo sui dettagli dei costumi, delle vesti delle clienti. In Bologna, e i gioielli e i dettagli molto molto rifinato di questi oggetti. Nelle opere di Lavinia Fontana c'è tutta la città, c'è l'importanza dell'industria, soprattutto dei tessuti, perché questa era una parte molto importante del movimento industriale della città. Si usa tessuti riconosciuti in tutta Italia, di essere specializzati in Bologna, per esempio l'organza, i veli e queste sete, che era proprio quei tessuti di Bologna. E queste le immagini della mostra Dublino. È un'altra bolognese celebrata in tutto il mondo, stiamo parlando di Raffaella Carrà, che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni, come vedete nella fotografia. La sua gigantografia da ieri campeggia a New York sugli schermi pubblicitari di Times Square. L'artista, che come detto oggi avrebbe compiuto 80 anni, è stata scelta da Spotify Equal
con lo scopo di promuovere l'uguaglianza nell'industria musicale. Restiamo sempre in tema di cultura e andiamo alla Pinacoteca di Bologna per vedere un po' e sentire dalla direttrice come sono andati questi mesi di affluenza con il pubblico. Ecco, quali sono i risultati che avete raggiunto dal punto di vista delle presenze qui alla Pinacoteca di Bologna? Le presenze stanno crescendo, oramai diciamo c'è un trend di crescita che non si è fermato dalla pandemia in avanti. Oltre al numero dei visitatori siamo molto felici per tutte le persone che vengono alle nostre numerose iniziative. Conferenze, concerti, stiamo presentando diverse attività qui in museo e siamo molto felici di riscontrare che le nostre prenotazioni sono sempre complete, quindi c'è sempre grande afflusso e grande interesse per quello che facciamo. Un altro dato molto positivo per noi è una presenza di giovani importanti. Questo lo riscontriamo non solo, diciamo, camminando per le sale del nostro museo, ma anche dalla vendita dei biglietti. Noi abbiamo la gratuità per gli studenti che frequentano le facoltà umanistiche e un biglietto a 2 euro invece per gli studenti universitari che frequentano le altre università. E siamo molto felici di riscontrare che abbiamo molti biglietti di questo tipo. Quindi anche con le attività che forse abbiamo fatto assieme all'Università, al Dipartimento delle Arti, credo che siamo riusciti nell'attrarre questo pubblico giovane che per noi è fondamentale. Per quanto riguarda le presenze dall'estero? Presenze dall'estero, ci sono anche molti stranieri, ma questo diciamo è naturale perché come sappiamo il turismo straniero è in crescita in città e naturalmente soprattutto dopo l'accordo che abbiamo fatto con Bologna Welcome e quindi abbiamo inserito la Pinacoteca all'interno della promozione turistica cittadina, abbiamo visto che molti stranieri comunque vengono, la frequentano e hanno imparato a conoscere questo importante museo. E con questo servizio di Riccardo Borsari chiudiamo questa edizione. Buon proseguimento di giornate, arrivederci. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.